Melfas presenta Fai rifornimento e vinci. In palio 500 premi istantanei e 10 super premi finali, tra cui una crociera Costa per due persone ed una Fiat 500 nuova di zecca. Il primo concorso a premi di Gela, con un montepremi di oltre 18.000 euro. Totem Ceramiche, da 25 anni. Non è un modo di dire. Totem Ceramiche, lo spazio che abito. La raffineria verde è la trasformazione dei rifiuti in energia. Sono questi i punti che Eni ha confermato di voler rafforzare anche nel sito locale. L'amministratore delegato Claudio Descalzi l'ha spiegato al Market Fire organizzato alla Fiera di Roma. Abbiamo riconvertito completamente due impianti, quello di Venezia e Gela, che sarà inaugurato a breve, ha detto, e stiamo facendo accordi per trasformare i rifiuti in combustibile e portarlo poi in raffineria. Proprio di recente in raffineria sono stati conclusi i lavori per un impianto di energia solare ed è arrivata l'autorizzazione nell'iter che dovrebbe condurre all'avvio delle attività per l'impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, da convertire in biocarburanti. Sotto questo aspetto non mancano le polemiche, dato che il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ha espresso perplessità sulla scelta di Eni che mira a lavorare anche gli oli esausti. Batteriologicamente contaminata e per questo motivo scatta il divieto d'uso all'acqua per fini alimentari in tutta la zona che ricade nei pressi della villa comunale Garibaldi. Gli operatori dell'ASP hanno accertato le anomalie dopo l'analisi di campioni prelevati. Sono emerse contaminazioni per valori superiori a quelli consentiti. Una comunicazione è stata trasmessa agli uffici comunali. Il commissario Rosario Arena ha subito firmato un'ordinanza che impone il divieto d'uso d'acqua ai residenti della zona ma anche ai titolari delle attività commerciali. Tirocini, formazione e un percorso che dovrebbe consentirgli il reinserimento lavorativo dopo la scadenza degli ammortizzatori sociali. Ci sono anche 13 lavoratori già in forza alla SMIM, tra quelli che verranno assistiti dai centri per l'impiego e dalle agenzie interinali, dopo che dalla Regione è arrivata il via libera all'avvio della procedura di formazione. Oltre ai lavoratori locali dell'azienda metalmeccanica che per decenni hanno operato nell'indotto della fabbrica Eni di Contrada Piana del Signore, ci sono quelli della Cirpo Guest di Termini Imerese. Due poli industriali colpiti dalla crisi, seppur in maniera differente. I destinatari di questa misura avranno l'obbligo di seguire l'intero percorso formativo, senza mai rifiutare le tappe previste. Nel caso di passi indietro, decadranno dai benefici previsti. Due giovani gelesi hanno staccato il pass per le semifinali nazionali di Sanremo. Si tratta di Samuele Di Natale, ragazzo autistico molto conosciuto in città per la sua passione per il canto, e Alissa Patola. I due giovani, dopo aver superato la prima fase di selezione a Malta, si sono messi in mostra anche nella seconda fase che si è svolta a Sant'Agata di Militello, ultimo step regionale di Area Sanremo Tour. La strada è lunga prima di esibirsi sul palco dell'Ariston. In caso di ulteriore passaggio alle semifinali, i due giovani si esibiranno per le audizioni finali in TV davanti alla commissione presieduta dal direttore artistico Claudio Baglioni. La semifinale nazionale si terrà al Palafiori di Sanremo con stage che dureranno 3 giorni. Quasi 600 concorrenti alla selezione di Sant'Agata di Militello. Attacco dimezzato e tanta rabbia da trasformare in energia positiva per il Gela che domani affronterà il Troina di Silvio Proto. Zeman non potrà contare su Tommaso Bonanno che sta curando una fastidiosa tendinite. Musa Sowe, mentre Corrado Montalbano, deve recuperare la condizione fisica dopo 20 giorni di stop forzato. Assente anche il difensore Mengoli e la Verdera per infortunio. La formazione titolare dunque non dovrebbe discostarsi di molto rispetto a quella che ha affrontato la Palmese. Il 4-3-3 di Zeman dovrebbe prevedere Castaldo in porta, Caruso e Pulito esterni, Brugaletta e Sicignano centrali, Burato e Mannoni e Schisciano in mezzo, attacco con Alma, Dieme e Ragosta. La gara sarà diretta da Matteo Dalla Piccola di Trento, assistito da Pedone di Reggio Calabria e Robustelli di Albano Laziale. Calcio d'inizio alle 15. Questa era l'ultima notizia, per tutti gli approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie.